Il 21 di marzo a Kabul si celebra il Nowruz, che è l'inizio del nuovo anno. È una celebrazione che coinvolge i paesi di tradizione persiana. Celebra la fine dell'inverno e l'inizio di un nuovo ciclo. Kabul in primavera è particolarmente bella perché è il momento in cui sbocciano le rose e quindi si vede pian pianino la trasformazione della natura che è visibile anche in città. Una delle cose più belle è che le aiuole lungo le strade principali della città sono tutte piene di rose e quindi nonostante la polvere, pian piano con l'arrivo della primavera arrivano anche tutta una varietà di colori in città che di solito insomma, sono un po' non sono necessariamente presenti. Vivo a Kabul da 1 anno e mezzo. Ho cominciato a viaggiare prima, però ho deciso di stare 1 anno e mezzo fa. È una città estremamente brutale. Sei spesso sopraffatto, no? da questa brutalità, però sei anche sorpreso da tutto quello che c'è dietro. Kabul è una delle 5 città con la più rapida espansione nel mondo e sono tutti rifugiati, perché chiaramente non ci sono migrazioni dall'esterno a Kabul, sono migrazioni interne e sono tutti rifugiati che scappano dalle province e dalle zone rurali dove i livelli di violenza sono più alti. È un posto dove vedi bambini di strada con una miseria perfino maggiore di quella che vedi in India, perché è un posto anche climaticamente molto più ostile. Quindi vedi questa cosa, no? E poi vedi la bellezza cioè la città in sé è piena di giardini e è piena di giardinieri, perché non sono giardini a caso, no? O spontanei, sono giardini curati. Quindi è piena di questi uomini con la faccia durissima, le barbe lunghe, che però hanno un garbo, una gentilezza e un'eleganza nel modo in cui si prendono cura del giardino, che è una roba che ti lascia senza parole. Quindi non è che vedi uomini comunque provati dalla vita che trovano quel momento di pacificazione nel prendersi cura dei giardini, delle rose. A casa mia, poi l'altra cosa meravigliosa è che a casa mia, come in altre case, i giardini sono pensati secondo le stagioni, quindi sono tali per cui durante tutto l'anno c'è un albero che fiorisce e quindi questa è una roba che in un posto così aggressivo ti dà un momento cioè inevitabilmente trovi un momento di sollievo. Sono molti anni che lavoro sul ruolo che le pratiche creative possono giocare nella trasformazione dei paesi in conflitto. Ho lavorato per molto tempo in Palestina, ho lavorato in Iraq e in qualche modo in una strana geografia di disastri. Kabul sembrava la destinazione naturale da raggiungere in questo percorso. Ho deciso di stare semplicemente perché, appunto, per capire un posto come quello è necessario un investimento di tempo e di attenzione che una serie di viaggi occasionali non credo che consentano. L'Afghanistan è un posto che ti dà molto, ma ha bisogno di un investimento personale. Cioè, devi metterti in gioco e devi decidere che sei lì e che impari e che ascolti più che altro. In 1 anno e mezzo... Devo dire che quello che mi tiene lì è il fatto che più scopri e più ti rendi conto che hai solo sollevato un piccolo strato in un mare magno che continua a sorprenderti giorno dopo giorno. Ho cominciato a lavorare al Little Book of Kabul nel settembre del 2012. Sto lavorando con un fotografo, Lorenzo Tugnoli, ed è tutto nato un po' per caso, un po' per gioco. Il progetto ha preso una vita indipendente e in qualche modo ha preso anche la nostra vita insieme alla sua. Avevamo cominciato a lavorare a un articolo nel 2010. facendo una sorta di panoramica della situazione artistica in città. Dalla nostra ricerca ci siamo resi conto che c'era molto di più di quanto non potesse essere contenuto in un articolo, quindi abbiamo sentito un po' anche il dovere di riprendere in mano gli appunti di una ricerca passata e di rendere giustizia a un contesto che come dire, percepito dall'Occidente sembrava estremamente povero di possibilità. Nonostante in scala ridotta, la comunità artistica a Kabul è estremamente viva e diversificata. Quindi il Little Book of Kabul è un ritratto intimo della città, fatto attraverso le voci e la vita quotidiana di tre artisti che abbiamo seguito per 10 mesi, giorno dopo giorno, nelle loro attività ordinarie. Se non suonasse molto Cisi, una delle cose che mi piacerebbe che questo libro portasse sarebbe un attimo di bellezza, nel senso che per noi è stata la cosa più importante, la scoperta, no, di questa dimensione di bellezza e di poesia che esiste nel quotidiano in un posto tanto duro e tanto complicato. La cosa non è cercare di dare una visione edulcorata della situazione in Afghanistan, assolutamente. L'idea è quella di condividere quello che noi abbiamo visto, che è stata una cosa piccola, limitata, che però fa parte integrante del presente dell'Afghanistan e quindi potenzialmente del suo futuro. Quindi se potessimo creare un momento di accesso e di condivisione a questa dimensione di bellezza e di poesia che noi abbiamo vissuto, siamo felici. Una delle difficoltà che non è specifica di Kabul in realtà, ma è una difficoltà che incontra chi lavora in un certo modo, è quella della costruzione della fiducia. Per creare un'immagine tale per cui non ci siano le nostre proiezioni necessariamente, ma ci sia la voce di chi parla, c'è bisogno di tempo e c'è bisogno di fiducia, e quella non è una cosa che si costruisce dalla mattina alla sera. È stato un processo lento, sicuramente di grande soddisfazione, però è stato un processo che ha richiesto un grosso investimento personale, un investimento personale profondissimo, e che tutto sommato richiede un grosso salto nel vuoto, no? Perché quando ti metti in gioco in prima persona sei molto più esposto, sei molto più vulnerabile, e non è necessariamente detto che sia un processo che viene spontaneo. Quando decidi che ti scopri, ti senti sempre un po' più in bilico. Però credo che sia stata proprio questa la cosa che ha fatto la differenza nel come e nel cosa del nostro libro. Una delle più grosse difficoltà in questo senso è stata quella di convincere la gente che noi cercavamo di fare le cose in modo diverso. Anche questo, no, diventa oggetto di grande ricerca personale, nel senso che ti domandi, no, su che basi sei tu lì a dire che fai le cose diversamente dagli altri, che cosa che ti rende diverso, e perché hai anche l'arroganza, no, di pensare che fai le cose diversamente. E in realtà noi la domanda personale ce la siamo un po' messa da parte e abbiamo lasciato che il fare, no, desse il passo e il senso a quello che stavamo facendo. E i risultati si sono visti, nel senso che in molti all'inizio ci hanno ricevuto in maniera scettica. I Kabul Dreams, la band indie rock che abbiamo seguito ed è uno dei principali personaggi del nostro libro, inizialmente ci ha trattato con grandissima freddezza. Il rischio del fallimento fa sempre paura, però è probabilmente anche lo stimolo più grosso al mantenere un'integrità personale. È una cosa che Lorenzo Tugnoli e io ci diciamo spesso rispetto al Little Book of Kabul. Noi non abbiamo idea di quale sarà il risultato del libro. Il libro a un certo punto diventerà un oggetto indipendente da noi che arriverà nelle mani di altri. Noi non lo sappiamo quale sarà la reazione, no? A quello che per noi è stato un elemento così importante della nostra vita per un tempo abbastanza lungo. E quindi, come dire, l'ansia, se vuoi, da prestazione è alta. La paura del fallimento è anche uno stimolo a fare tutto quello che si sa fare, come lo si sa fare e finché lo si sa fare. Poi dopo, poi arriva un limite dove uno non lo sa più, non è più capace, e quindi lì uno lascia andare e vede quello che succede. How can I love if you don't want me to? La prima band rock in Afghanistan. Molti giornalisti occidentali li hanno quasi spinti a interpretare il loro lavoro in una maniera assolutamente diversa da quelle che sono le loro intenzioni. E quindi le domande erano estremamente provocatorie. Gli è stato chiesto più di una volta: allora è vero che voi fate rock contro i talebani? Allora è vero che il vostro messaggio politico, senza rendersi conto di quanto, ammesso che questo fosse vero, un'affermazione così diretta avrebbe potuto creare dei problemi reali, non solo a loro ma alle loro famiglie. La questione si complica ancora di più perché loro te lo dicono in maniera assolutamente esplicita, loro non fanno politica, loro fanno rock and roll, e quindi loro non fanno il rock contro i talebani, loro fanno il rock. E questa è stata una grande lezione, perché è come se noi tendessimo, no, a imporre delle categorie e delle aspettative anche ideologiche su chi si muove al di fuori di un sistema estremamente codificato e controllato, interpretandolo secondo quello che fa comodo alla nostra linea di pensiero. Quindi la banda rivoluzionaria sarebbe stata molto più rivoluzionaria se avesse fatto il rock and roll contro i talebani. È dal 2008 che scrivo quelli che chiamo bollettini. Ho cominciato quando mi sono trasferita in Iraq. Quello che era nato come un aggiornamento regolare sul che cosa costituisse la mia vita in un posto come l'Iraq, e poi è diventata un'abitudine legata al fatto che mi interessano le piccole cose. E quindi i bollettini sono delle piccole storie di dettagli quasi irrilevanti, che costituiscono la mia vita nei posti in cui vivo, nell'ambiente costruito, nelle tradizioni del paese in cui vivo. Spesso scrivo di cibo perché è una cosa che mi interessa molto e che ritengo sia uno dei canali privilegiati per incontrare persone che hanno una storia diversa, perché poi è mangiando insieme che si raccontano le storie, capendo come la gente cucina quello che mangia, si capisce da dove si viene e che significato si dà anche a certi gesti. Il 2014 per l'Afghanistan è un anno particolare, ci sono le elezioni. Siamo a poche settimane e la questione è ancora assolutamente incerta, e le direzioni che le elezioni possono prendere sono assolutamente imprevedibili. Oltre all'anno delle elezioni è l'anno in cui le truppe straniere hanno annunciato il ritiro. Quindi per certi versi possiamo pensare che è una di quelle date significative come il 1989, in cui c'è una cesura fra un prima e un poi, dove probabilmente non succederà niente, ma nell'idea e nella percezione di quello che può essere il presente e il futuro di un paese è una data estremamente significativa. Le cose cambiano velocissimamente, ogni mese, ogni giorno, ogni settimana c'è c'è un dettaglio, una rinegoziazione delle parti, un evento che fa sì che la situazione sia più imprevedibile, nonostante uno finisca per informarsi di più. Come dire, la ricchezza della della potenzialità della trasformazione in un posto dove i risultati non si conoscono ancora, che trovo assolutamente affascinante. Una situazione del genere è come se ridimensionasse i nostri stessi assolutismi, è come se ridimensionasse le nostre certezze, anche in quello che facciamo, nella nostra pratica come accademici, come intellettuali. In Afghanistan è un posto dove non puoi andare con una risposta predefinita e in qualche modo la situazione così magmatica e così in costante flusso ti costringe ad un atteggiamento d'ascolto, che è un atteggiamento che noi come accademici, come intellettuali di cui spesso dimentichiamo l'importanza. Noi diciamo che ascoltiamo, guardiamo, però in realtà sappiamo già esattamente dov'è che vogliamo andare, qual è il risultato che vogliamo ottenere. In Afghanistan questo non è possibile. Non credo che sia possibile veramente da nessuna parte, ma l'Afghanistan in qualche modo te lo mette brutalmente davanti agli occhi. A tutti i livelli, cioè il progetto di importazione della democrazia occidentale è fallito, ma è fallito dall'inizio, perché c'era un modello prestabilito che si è imposto sul paese, si è stiracchiato di qua e di là, costringendo il paese a rientrare, no? In un modello politico che non era possibile, non era concepibile, perché è assolutamente incompatibile alla storia, alla cultura del paese. Quindi dalla scala macro della geopolitica alla scala delle relazioni interpersonali, no? La retorica delle donne, la retorica dell'educazione. Se andiamo con un modello prestabilito siamo destinati, giustamente direi, a fallire. Quindi, secondo me questo è un grosso insegnamento che arriva dal paese. Ricordarsi sempre di stare in ascolto di quello che succede, non di quello che abbiamo nella testa. Ho cominciato a interessarmi di pratiche creative in paesi in conflitto più o meno 10 anni fa. Diciamo, a livello accademico, una delle cose che mi interessa profondamente è la comprensione della violenza e la violenza in una dimensione di geopolitica. Quello che mi sono accorta negli anni è che io la violenza non la capisco. Non la capisco a livello ermeneutico, non la capisco a livello filosofico, non la capisco a livello umano. Quello che so di capire o di poter esperire in modo più profondo e più vicino è la pratica artistica, quindi ho pensato che quella potesse essere la mia unica chiave d'accesso a un mondo teorico estremamente lontano dalla mia capacità di comprensione, e quindi le pratiche artistiche sono diventate per me lo strumento per capire la dimensione geopolitica della violenza in contesti in cui la violenza è espressa in termini estremi come quelli del conflitto, della guerra o della ricostruzione post-bellica. Una delle ragioni per cui penso che le pratiche artistiche possano essere importanti nella comprensione di un contesto geopolitico è legata alla possibilità di riscoprire due cose. Intanto la dimensione non economica del fare arte o del fare poesia, se la vogliamo chiamare così, e la seconda cosa è il ricordarci che l'arte è inutile. Se ci ricordiamo che l'arte è inutile, ci ricordiamo che l'arte non promuove un'agenda, non promuove un messaggio, magari lo trasmette ma non lo promuove, non promuovendo un messaggio e non servendo l'interesse di un'agenda politica specifica, offre la possibilità, a mio modo di vedere, di creare uno spazio di possibilità di immaginazione. In paesi come l'Afghanistan, dove il livello di conflitto è tale per cui c'è poco più oltre la sicurezza del presente, dove c'è il peso del passato e c'è l'instabilità del presente, Io credo che la dimensione delle pratiche artistiche consenta uno spazio di immaginazione del futuro, nel senso che apre uno spazio di possibilità dove è possibile visualizzare altro rispetto all'imminenza del conflitto. In un paese dove l'agenda politica e economica è dettata da le questioni degli aiuti internazionali e da una logica dello sviluppo, la dimensione che io chiamo antieconomica del fare arte consente la possibilità di immaginare un modo diverso di relazionarsi sia con il tempo che con il fare.